E continuiamo il nostro stare insieme questa mattina, come dicevamo. Voglio dare il benvenuto a una collega giornalista, Ilaria De Bonis di Popoli e Missione. Ben trovata, Ilaria, buongiorno, buon sabato. Buongiorno a voi, grazie, buon sabato. E con Ilaria parleremo di alcuni conflitti che, come dicevo prima, della pubblicità purtroppo non trovano ampia eco, o addirittura eco per essere addirittura più specifici, all'interno del mainstream. Perché Ilaria, mentre i grandi della Terra sono riuniti in Puglia per discutere appunto del futuro del pianeta, in Africa ad esempio, ma anche in altre parti del mondo, continuano dei conflitti che segnano la vita delle comunità. Tu ne hai raccontati diversi appunto su Popoli e Missione. Questa mattina ci vogliamo concentrare prevalentemente su due conflitti in Africa e poi ovviamente apriremo anche una breve finestra relativamente alla guerra in Medio Oriente. Partirei da quello che sta succedendo in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo, nello specifico nel Nord Kivu, che è una zona che sta soffrendo un conflitto davvero massacrante, direi. Sì, quella del Nord Kivu è una guerra che colpisce, direi, quasi ogni giorno. Noi abbiamo notizie di attacchi armati da parte delle milizie, che sono svariate, ma in particolare due di esse, che continuano a catturare civili. Quindi parliamo di popolazione civile che viene catturata, uccisa, e questo con una frequenza che ormai è davvero molto preoccupante. Quindi in questi villaggi succede, cade, sono villaggi di confine, quindi al confine con il Ruanda o con l'Uganda, molto, molto defilati, molto sperduti. Ieri abbiamo ascoltato un missionario locale che raccontava appunto come sembra che non ci sia, anzi effettivamente non c'è assolutamente controllo, non c'è stato, non c'è sicurezza. E adesso si stanno intensificando gli attacchi da parte dell'ADF, che è la milizia armata che si dice islamista, quindi ha una connotazione, direi, non tanto religiosa quanto potremmo dire di Islam politico. Non sono esattamente chiare le dinamiche. Talvolta si dice che vengano proprio selezionati e uccisi i fedeli di religione, i cristiani sostanzialmente, ma in realtà poi avviene che colpiscano anche indiscriminatamente e a prescindere dal credo religioso. Sta di fatto che persone appunto purtroppo appunto vengono poi divulgate queste immagini, questi video, dove si vedono anche ragazzini molto piccoli che fanno parte di queste milizie armate. E la cosa più che mi ha colpito molto, ascoltando appunto la testimonianza di questo missionario, è il fatto, no, che si è sempre detto che una delle ragioni per cui le milizie, dall'M23 all'ADF, colpiscono è legata al potere e alla terra, quindi andare a conquistare territori dove ci sono effettivamente molte ricchezze del suolo e del sottosuolo, oro, coltan, eccetera, cobalto, terre rare. Ma mi diceva che si uccide anche per le piantagioni del cacao. Quindi esatto, ecco, leggevamo questa particolarità nell'articolo prima a video. Il cacao addirittura è una delle fonti di conflitto. Ecco qui, stiamo leggendo dal titolo del tuo articolo. Come mai il cacao? sì, allora, sono regioni ricchissime di di piantagioni di cacao, e che effettivamente è qualcosa che rende parecchio. Ora, parte della popolazione, proprio per via dell'incalzare di queste milizie, si è spostata progressivamente verso est, e quindi hanno cominciato a coltivare territori e piantagioni che prima non erano magari non coltivate, oppure venivano coltivate da altri. Insomma, spingendosi verso, chiaramente, perché sono sfollati o sono comunque in movimento, si trasferiscono. E quindi diventano questi terreni diventano terreni contesi. E lo confermava anche io. Ieri parlavo con una suora missionaria comboniana che viene originariamente dal Congo, dal Kivu, e raccontava anche lei che effettivamente c'è un'abbondanza, ecco, di queste
di queste piantagioni che rendono molto, quindi hanno un valore. Certamente il valore della vita umana, al contrario, è assolutamente pari a zero. E quindi, Assolutamente. dalle immagini che noi vediamo, le persone vengono davvero uccise con molta facilità, davvero in maniera atroce. E purtroppo non possiamo dire la stessa situazione, ma a livello di tragicità presumo siamo anche a livelli superiori perché parlando del Sudan, tu hai raccontato di questa guerra che ormai sta producendo ininterrottamente da 14 mesi vittime, ma anche sfollati. Addirittura tu hai scritto in uno dei tuoi articoli 10 milioni, parliamo di un numero impressionante. Sì, sono 7 milioni di sfollati e rifugiati che si vanno ad aggiungere ai 3 milioni precedenti quest'ultima guerra, anche perché insomma il Sudan sappiamo che è in conflitto col Sud Sudan e con tutte le varie diciamo, vicissitudini che ha avuto questo paese relativamente giovane e insomma ha generato nel corso degli anni sfollati interni. Parliamo soprattutto di sfollati interni, ma anche di rifugiati nei paesi limitrofi, quindi ecco, il Sud Sudan, il Chad, eccetera, sono chiaramente fuggono dai loro, dalla loro terra, dai loro villaggi. E allora, la descrizione di alcune delle città del Sudan è drammatica, come Khartoum, che viene descritta come una città fantasma dove ormai non si può vivere. Alcune città sono invece ancora vivibili, perché poi immaginiamo che le distanze comunque sono estese. Per esempio, Port Sudan è una città dove tutto sommato sembra quasi che non ci sia la guerra. E poi c'è il Darfur, che è proprio una cosa a parte. E il Darfur è la regione più massacrata. E tra l'altro avviene nel Darfur qualcosa che somiglia molto a quello che succede con le dovute proporzioni a Gaza, cioè ci sono città sotto assedio. El-Fasher è una di queste, Al-Fasher è una di queste città sotto assedio e nelle ultime ore il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha proprio ha emanato ha approvato una risoluzione nella quale si chiede esplicitamente di cessare l'assedio del Fasher. E però questo non è così facile, perché appunto i due contendenti, che sono l'esercito regolare, le Rapid Support Forces dei paramilitari, non hanno cessato le ostilità. Anche se poi avvengono ciclicamente, arrivano notizie ciclicamente, soprattutto di militari del Rapid Support Forces, alti, diciamo militari, quindi di alto rango, che sono stati uccisi. E sembrerebbe quindi che l'esercito regolare stia avendo la meglio, stia progressivamente conquistando territorio. Ma non si fermeranno questi due contendenti finché non ci sarà una vera e propria vittoria dell'uno e dell'altro. Quindi le risoluzioni delle Nazioni Unite, insomma, con l'astensione della Russia, vengono praticamente ignorate. Nel frattempo, i civili sono appunto in trappola e i civili chiaramente sono i primi innanzitutto a rischiare la vita, a morire e ad essere usati come arma di guerra. Quindi non è più, ormai l'abbiamo visto a Gaza, ma l'abbiamo visto un po' dappertutto, non sono più danni collaterali quelli che colpiscono i civili, ma sono proprio intenzionali. Azioni L'ospedale deliberate. del Darfur è stato colpito intenzionalmente. Quindi questo è un po' il quadro. Quindi mi veniva da pensare che mentre appunto al G7 si parla di intelligenza artificiale, di pace e di soprattutto Piano Mattei e quindi di economia, in realtà in Africa ci sono ancora questi due focolai di guerra abbastanza gravi e in stato di stallo. I tre conflitti di cui parlavi, Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Gaza, sono tutti e tre in stallo. Quindi la via diplomatica non attecchisce, non si riesce. Quindi chiaramente poi le Nazioni Unite spingono per esempio, per il cessate il fuoco. In Sudan lo stanno facendo. Chiedono proprio il ritiro delle truppe, ma questo non ha nessunissimo valore per chi combatte sul campo, così come non ha valore a Gaza.
e E in purtroppo. effetti Gaza purtroppo ha tagliato e superato una soglia, direi anche psicologica, dei 250 giorni di conflitto, perché dal 7 ottobre ormai sono passati più di 250 giorni e ogni giorno, potremmo dire, quasi quotidianamente riceviamo notizie di stragi di civili. Allora, Ilaria, per chiudere, cosa puoi dirci in merito? Quali risultanze avete voi da, ovviamente, anche i missionari che sono sul campo? Beh, appunto, come dicevo, in questo momento non ci si avvicina neanche alla soluzione, neanche al cessate il fuoco. Quindi, di fatto, non si riesce ad arrivare al cessate il fuoco. Perché? Perché le richieste da entrambi i lati, ma soprattutto per via ancora degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas. Queste dichiarazioni di apertura per il cessate il fuoco non si concretizzano poi, quindi c'è davvero uno stallo. Chiaramente, poiché non si arriva neanche a fermare le armi, non si può parlare di negoziato, non si può parlare della soluzione, due popoli, due stati, uno stato, due popoli, Certo, eccetera. Quelle certo. sono tutte chiaramente. Diciamo una progressione, cioè Passaggi siamo successivi, ancora potremmo qui dire. saremmo certo, purtroppo appunto sembra sempre che ci si avvicini, che si sia lì lì per interrompere i combattimenti, ma poi riprendono. E questo perché appunto l'esercito israeliano, lo sappiamo, è determinato assolutamente e ha anche molto recuperato terreno e credibilità dopo la liberazione dei quattro ostaggi, da ultimo, che però hanno causato la liberazione di quattro persone, ha causato la morte di altre di 200. Quindi, insomma, Certo. le proporzioni sono assolutamente fuori da ogni logica. Questo accade. E tra l'altro, adesso si sono sospesi anche gli aiuti umanitari dal mare. Ci sono proprio delle difficoltà a far arrivare i beni di prima necessità, i farmaci, eccetera, anche perché effettivamente è molto rischioso anche per gli operatori umanitari. E, insomma, questo è al Ci momento. hai tracciato, Ilaria, un quadro piuttosto nebbioso, Nero. fosco, ecco, della situazione che purtroppo noi abbiamo voluto raccontare, delimitandola ad alcuni conflitti, tra virgolette, locali, ma che comunque coinvolgono in qualche maniera, come abbiamo anche ascoltato dalle tue parole, un po' tutto il mondo. Ce ne sarebbero tanti altri da dire, purtroppo il tempo non è nostro complice da questo punto di vista. Io però ti voglio ringraziare davvero di cuore perché ogni volta tu, insomma, che intervieni nella nostra trasmissione, ci apri un po' gli occhi da questo punto di vista e ci aiuti a capire che nel mondo tanti micro conflitti procurano tanti grandi danni ed è davvero un qualcosa su cui dobbiamo davvero riflettere tutti quanti insieme e lo devono fare ovviamente anche chi, come si suol dire, prende le decisioni. Grazie Ilaria, grazie di cuore per essere stata con noi. A voi. Grazie, buon lavoro, grazie. Ringraziamo la collega Ilaria di Popoli e Missione, adesso ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.